Allora, il sito del comune di Tezze su Brenta intanto si accede con comune.tezze.vicevi.it e si presenta subito l'home page, diciamo, del comune con una serie di informazioni, magari in evidenza, su quelle che sono appunto magari delle notizie più importanti che sono messe in evidenza, e poi tutta una serie di sezioni che il cittadino appunto può navigare. Dedicate all'amministrazione, ad aree tematiche, adesso andremo a vedere, poi Vivere Tezze, che sostanzialmente di solito è una sezione che accoglie tutta una serie di informazioni relative a quelle che sono magari di interesse anche e soprattutto di turisti o degli stessi cittadini appunto del comune. Inoltre, il sito appunto di Comune di Tezze su Brenta è già in una forma, quindi in formato come secondo le linee guida di Agid, quindi comunque si presenta, diciamo, con alcune sezioni che sono in uno standard comunque comune a tutta una serie anche di altri comuni, insomma, quindi rispetto a quelle che sono delle regole generali che sono state definite a livello nazionale per poter appunto presentare i contenuti informativi dei vari comuni. Vedete che in basso, quindi ci sono tutta una serie comunque di sezioni, tipo l'amministrazione trasparente, gli uffici del comune, l'arbo petrolio online, il consiglio in diretta, le certificazioni l'anno, lo sportello del contribuente, e poi sotto una sezione di avvisi, che chiaramente sono appunto delle sezioni dedicate soprattutto ai cittadini, in cui ci sono appunto degli avvisi relativamente a concorsi pubblici, piuttosto che avvisi su pagamenti di tasse, per esempio dell'IMU o di tributi, o anche altre, banalmente, per esempio la misura della lotta alle zanzare, con l'estate, insomma, quindi delle informazioni utili al cittadino. Chiaramente c'è una parte storica, quindi sono stati, chiaramente vengono lasciati nella sezione una serie di informazioni fino ad esempio in questo caso appunto a marzo, e poi una sezione dedicata a manifestazioni ed eventi, dove va bene, c'è chiaramente una sezione dedicata ormai appunto al Covid, e poi anche altre iniziative, come il Parco dell'Amicizia, quindi con una serie di iniziative che vanno appunto come un'ordinanza appunto sindacale, e che vengono quindi collocate anche nel tempo, quindi scadenza soprattutto anche dopo l'estate. Chiaramente c'è sempre un boxettino sul quale, cliccando, leggi tutti, riporta sostanzialmente tutti gli eventi previsti nel mese di giugno, e quindi paginandoli in base a quello che è poi la numerosità degli eventi stessi. Tornando quindi indietro, quindi nell'home page, per cui si può anche ritornare cliccando appunto su Home, andiamo adesso a navigare quelle che sono le singole sezioni previste. In particolare cominciamo appunto nell'amministrazione, dove nell'amministrazione vengono chiaramente poi mostrate delle sottosezioni relativamente appunto al sindaco, alla giunta comunale, al consiglio comunale e ai vari uffici. Quindi il sindaco, che chiaramente cliccando su questo vengono riportate tutta una serie di informazioni, soprattutto magari i documenti di riferimento che nel tempo possano essere comunque caricati, anche perché consideriamo che questo progetto in generale per i comuni italiani è un progetto comunque di, come dire, che vede delle fasi successive anche di sviluppo, quindi di arricchimento dei contenuti informativi sul sito di ogni singolo comune. Quindi ci sono anche i suoi contatti, chiaramente, quindi tutti i contatti di riferimento, oltre a quelle che sono le sue competenze in seno appunto all'ambito del Consiglio Comunale. La Giunta, quindi con la Giunta viene sostanzialmente presentato tutta una serie, l'organigramma, quindi di quelli che sono il vice sindaco, l'assessore, per esempio, gli assessori, e quindi con le competenze, con l'assessore, per esempio, non so, Sandra Martina, che è quella per l'assessore pubblica istruzione, la pari opportunità, e così via. Poi il sindaco, che abbiamo già visto, il consiglio comunale, in cui anche qui vengono riportati chiaramente anche rispetto a quelle che sono poi i comparti politici, tutta una serie di riferimenti a chi appunto fa parte, le persone che fanno parte del consiglio comunale. E poi anche gli uffici, quindi gli uffici che sono chiaramente anche qui sono sezionati, come vedete, e comunque catalogati in base alle aree, quindi abbiamo l'area amministrativa dove c'è appunto la segreteria del sindaco, la segreteria generale, la pubblica istruzione dello sport, la biblioteca comunale di Tezze e la comunale di Belvedere, che credo, immagino siano le biblioteche che afferiscono comunque al comune, l'area di vigilanza, protezione civile, quindi la polizia locale, cioè del messo comunale, la protezione civile, l'area contabile, per cui
tutta la parte della ragioneria, dei tributi e del personale, e l'area dei servizi al cittadino, quindi i servizi demografici, quelli dello stato civile ed elettorale, i servizi sociali. Infine ci sono poi l'area urbanistica, l'edilizia privata, le attività produttive, l'ecologia e l'area dei lavori pubblici, appunto dove vengono indicate tutte le notizie afferenti ai lavori pubblici. Per esempio, se andiamo nell'area servizi ai cittadini, quindi per esempio stato civile elettorale, ci sono sostanzialmente tutti i riferimenti di chi appunto dell'ufficio di stato civile elettorale, con anche gli orari chiaramente di apertura al pubblico. Quindi ci sono tutta una serie di contenuti informativi che vengono catalogati anche per aree di interesse, anziché, come per esempio veniva in passato, catalogarle in modo casuale e quindi difficilmente recuperabili da parte del cittadino. Ritornando quindi sull'homepage, quindi sull'amministrazione, abbiamo sostanzialmente visto, come vedete, questi contenuti informativi. Li abbiamo navigati nella parte destra, diciamo, del sito, cliccando, partendo appunto dal sindaco. Se io riclicco comunque sugli uffici perché magari mi interessa andare a cercare gli orari di ricevimento o comunque tutte le informazioni rispetto ad alcuni uffici di aree tematiche che mi interessano, ritorno di nuovo nelle aree, quindi nei boxettini visti in precedenza. Oltre all'amministrazione c'è anche una navigazione per aree tematiche. Aree tematiche sono definite quindi aree tematiche rispetto a qual è il tema di mio interesse, no? Quindi io, cittadino che navigo nel sito, vado a vedere qual è cosa mi interessa o cosa voglio appunto recuperare come contenuti informativi. Per cui trovo le aree tematiche suddivise come tutte le aree o comunque tutti gli argomenti che afferiscono all'area tematica ambiente, tutti gli argomenti che afferiscono all'area tematica servizi sociali, piuttosto che tutti quelli che afferiscono a scuola, cultura e manifestazioni, sport e tempo libero, polizia locale e sicurezza, l'agenda digitale, i tributi e le tariffe, i servizi tecnici, i certificati e i documenti, il commercio, le statistiche elettorali e la protezione civile. Tutto questo è importante, come vedete, c'è cioè questo tipo di catalogazione, diciamo, delle aree, perché in effetti un utente, quindi in questo caso un cittadino, si può riconoscere chiaramente nell'area tematica di suo interesse. Per esempio, voglio andare a vedere i servizi sociali perché mi interessa recuperare alcune informazioni. E in quest'area quindi troverò tutta una serie chiaramente di link che si rivolgono ai cittadini, per esempio a tutti i cittadini residenti e che hanno bisogno di alcune assistenze dei servizi sociali. Piuttosto che andare per esempio sull'ambiente, stessa cosa, il comune chiaramente vedete mette a disposizione, quindi collaborando anche con altre aziende, tutta una serie di informazioni come per esempio la Commissione Locale per il Paesaggio, la bonifica dell'inquinamento, eccetera, eccetera, il bonus di riqualificazione testa sostenibile a 360 gradi e così via. Quindi tutte le tematiche o le aree tematiche che riguardano appunto l'ambiente, piuttosto che tributi e tariffe, in cui appunto come vedete sono tutte riepilogate l'imposta di soggiorno, l'IMU, il ravvedimento operoso, addirittura l'IRPEF, la maggiorazione della TARI, cioè della TARES, scusate, la rateizzazione degli accertamenti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, se io ad esempio clicco su IMU, che è appunto la mia tassa, mi dice di scaricare le delibere, le informative e tutta la modulistica, e in effetti qui ci sono tutte le informative relativamente appunto all'IMU e quindi tutti i vari, per esempio 2021, con la conferma delle aliquote e quindi poi tutte le indicazioni per il pagamento della stessa. A questo punto ci sono per esempio anche altre aree tematiche, scuola, cultura e manifestazioni, nella quale appunto si trovano tutta una serie di informazioni, soprattutto riguardo a quelle che sono i servizi scolastici, quindi i trasporti scolastici delle scuole primarie e secondarie, il centro estivo nel 2021, quindi riporta tutte le informazioni appunto dei centri estivi e da chi sono, chiaramente da chi è anche coordinato, quindi anche l'informazione per il cittadino per riferirsi alla persona comunque al centro estivo per organizzare quelle che sono le attività ludiche o didattiche dei propri figli durante l'estate, i contributi scolastici, la mensa scolastica, anche le cede scolastiche appunto per la scuola primaria e poi certificati e documenti dove sono chiaramente tutti una sezione in cui sostanzialmente si possono trovare tutta una serie di informazioni appunto per l'emissione di certificati e di documenti in generale. Tornando quindi, come vedete, si può navigare sempre cliccando sul tema o sulla pezzo diciamo precedente, anche sport a tempo libero, ad esempio,
e in cui appunto si diceva che il comune è proprietario dei principali impianti sportivi del territorio. Vedete che c'è sempre una breve presentazione comunque del servizio dell'area di competenza e poi tutti i centri sportivi e palestre comunali, gli accessi per esempio alle sale comunali, eccetera, eccetera. In questo caso qua, risaltandosi comunque di una sezione anche più sportiva con le attività ludiche, ci sono anche alcune notizie, per esempio, tirando lungo il Brenta, tra Carte dei Comuni, che è una iniziativa appunto che viene fatta dal comune per i bicicli appunto in bicicletta. A questo punto, quindi nelle aree tematiche, sostanzialmente appunto il cittadino si può orientare rispetto a quella che è un'area o comunque di suo interesse, mentre ritornando nella home possiamo andare a vedere il terzo, diciamo, tag di riferimento, che è vivere tezze, dove sostanzialmente vengono comunque riepilogate tutta una serie anche di informazioni rispetto alla storia del comune, a dove si trova il comune, ad alcuni punti di quel parco dell'amicizia, che è appunto un luogo particolare creato all'interno appunto del comune, che quindi di riferimento sostanzialmente sia per il tempo libero che anche per i turisti, e poi una serie di gallerie, per esempio, di immagini in cui si fa vedere tutta una serie di immagini sia storiche che immagini attuali. Questo ovviamente più per esempio anche qui nella farmacia di turno, dove ci sono appunto tutto un elenco di farmacie a disposizione nei propri turni. Chiaramente questo Vivere Trezze ha anche una sezione che ha un po' anche una duplice valenza, nel senso che serve sia per i cittadini per poter andare a leggere magari la storia del proprio paese, del proprio comune, piuttosto che anche e soprattutto per i turisti. Infatti, Dove siamo, che è un contenuto, diciamo, informativo molto importante per chi raggiunge il comune dall'esterno, e solitamente ovviamente si tratta dei turisti, i quali magari si vogliono recare nel comune per visitare le particolarità chiaramente della zona, e quindi per loro Vivere Trezze, comunque in generale vivere un comune, diciamo, è una sezione molto molto importante anche per una questione di pubblicità rispetto al comune stesso. Poi abbiamo tutta una serie di sezioni, per esempio l'amministrazione trasparente, con tutta una serie di informazioni che chiaramente è d'obbligo che l'amministrazione dia, e quindi consulenti e collaboratori che lavorano col comune, il personale, le performance, eccetera, eccetera. Tutto ciò di cui un cittadino, appunto comunale, ma in generale, deve venire a conoscenza rispetto a chi ha tutte le iniziative di chi governa appunto il comune, che vengono quindi fatte insieme al comune e soprattutto con i fondi pubblici. Inoltre abbiamo poi un albo pretorio online, dove appunto si può comunque scaricare sostanzialmente, cioè ci sono tutti i documenti appunto dell'albo pretorio, poi anche i documenti firmati digitalmente. C'è a disposizione un tool per scaricare il tool appunto per poter poi aprire i documenti firmati. I certificati online è un servizio che, grazie al sistema appunto quello che abbiamo visto mediante l'autenticazione appunto SPID, permette di accedere ad un sistema in cui vengono sostanzialmente rilasciati tutti i certificati, per esempio l'anagrafo chiaramente della nascita, del matrimonio, della cittadinanza e quant'altro. Quindi, come vedete, con l'utilizzo sempre di SPID per l'accesso. Poi gli uffici del comune, che sostanzialmente sono quelli che già avevamo in qualche modo rivisto, quindi però articolati con le aree appunto amministrative, tributi, eccetera. E poi anche il consiglio in diretta, che è il canale dedicato poi durante il consiglio comunale a far vedere quelle che sono le sedute del consiglio comunale. Poi lo sportello del contribuente, dove ci sono chiaramente, accedendo sempre con SPID, si troveranno tutti i conteggi già IMU e TASI fatti dal comune, in modo tale da poter appunto poi provvedere semplicemente al pagamento del tributo. Quindi utilizzo anche qui, come vedete, il comune, quindi di Tezze sul Benta, integrato con l'utilizzo appunto di SPID, per cui che ha in qualche modo già incorporato quindi nel suo sito la modalità, quindi di accesso attraverso lo SPID che abbiamo visto appunto poc'anzi. Ci sono poi tutta una serie, come dicevamo, di manifestazioni, eventi e di avvisi, e poi in ultimo c'è un menu in alto a sinistra che sostanzialmente riporta tutto quello, i boxettini che abbiamo visto in basso in modo orizzontale, e che quindi possono essere, permettono anche al cittadino di poter navigare anche andando direttamente da questo menu di navigazione un po' più veloce. Abbiamo poi chiaramente sempre un servizio di ricerca, per cui si può ricercare, per esempio, un servizio che si serve, o comunque un'informazione, faccio un filtro in biblioteca, e ricercando questa vengono fuori tutte le informazioni dove appunto la parola biblioteca
si presenta, il cittadino può poi scorrerle e capire se le informazioni sono quelle appunto che cercava rispetto ai servizi. È importante, come anche abbiamo visto per tutti gli altri anche servizi digitali messi a disposizione, utilizzare molto il proprio sito internet del comune per recuperare tutte le informazioni di cui un cittadino ha bisogno rispetto a quella che è la sua categoria, la sua età, la sua area appunto di interesse. Per cui anche qui, con la creazione, diciamo, di un layout, quindi di riferimento, di una visualizzazione comune, un po' a tutti, anche semplice, perché è stata fatta con un'identità visiva e con una semplicità di navigazione, un altro punto di servizi messi a disposizione, in questo caso di una pubblica amministrazione locale, per far sì che i propri cittadini, quindi in questo caso il comune di Tezze sul Brenta, possano in modo facile venire a contatto con la pubblica amministrazione, quindi col comune, e fruire di tutti in modo semplice di tutti i servizi da loro messi a disposizione.